Nel triangolo ABC sono noti il lato AB, la bisettrice AT dell'angolo BAC e il segmento BT staccato da tale bisettrice sul lato BC. Le loro lunghezze sono AB uguale a 6 cm, AT uguale a 6 che moltiplica aperta la tonda, radice di 3 meno 1, chiusa la tonda, centimetri, e BT è pari a 3, radice di 2 che moltiplica aperta la tonda, radice di 3 meno 1, chiusa la tonda, centimetri. Calcola il perimetro e l'area del triangolo. Disegniamo il nostro triangolo. Facciamo un triangolo. Via. Disegniamo il nostro triangolo, triangolo qualsiasi in questo caso. Conosciamo le ampiezze degli angoli. Mettiamoci A, B e C. Allora, questa è la bisettrice, molto storta, speriamo che sia questa T. Dove conosciamo? Allora, AT e BT li conosciamo. Questi due orrendi valori che ci fornisce il test, dunque AT, senza offese per nessuno, ovviamente 6 che moltiplica radice di 3 meno 1 centimetri, mentre BT vale addirittura un 3 radice quadrata di 2 che moltiplica radice di 3 meno 1 centimetri. Ma poi conosciamo anche AB, che ci dicono misurare 6 centimetri. Allora ci chiedono tranquillamente due cose normali, il perimetro e l'area. Per sapere il perimetro dobbiamo sapere oltre a B anche a C e BC. Per sapere l'area basta sapere l'ampiezza di un angolo e i due lati fra essi comprese e l'ampiezza di due lati e l'angolo fra essi compreso, volevo dire. Come fare? Dunque, del triangolo consideriamo il triangolo ATB, del quale faccio notare che conosciamo tutti quanti i lati. Va bene? Assolutamente conosciamo tutti i lati, perché conosciamo, sappiamo che AB quanto vale, BD quanto vale e AT quanto vale. Quindi, applicando il teorema del coseno, possiamo determinare uno degli angoli. Supponiamo, ad esempio, io determinerei, per esempio, l'angolo, questo, se, questo lo chiamiamo beta, questo lo chiamiamo gamma, e tutto l'angolo in A lo chiamiamo alfa. Questo ovviamente è alfa mezzi e questo è alfa mezzi, essendo AT bisettrice, che è appunto la proprietà di dividere quell'angolo in A, l'angolo alfa, in due angoli uguali, rispettivamente alfa mezzi e alfa mezzi. Quindi abbiamo che ATB, applichiamo il teorema del coseno al triangolo ATB, dicendo che ad esempio BT al quadrato vale AB al quadrato più AT al quadrato meno 2 AB per AT coseno di alfa mezzi. Dunque la nostra incognita è coseno di alfa mezzi, quindi possiamo scrivere che 2 volte AB AT coseno di alfa mezzi, portando questo termine qua a sinistra, portando BT a destra, al quadrato a destra, quindi cambiando il disegno, è uguale a AB al quadrato più AT al quadrato meno BT al quadrato. Andiamo a fare un po' di calcoli, quindi dividendo, otteniamo che il coseno di alfa mezzi in definitiva vale AB al quadrato più AT al quadrato meno BT al quadrato, tutto quanto diviso 2 volte AB per AT. Mettiamoci i valori, o potevamo farlo anche prima. 6 al quadrato è un 36, più AT al quadrato vuol dire mettere 36 che moltiplica il quadrato di radice 3 meno 1 è un 3, eh? Meno 2 radice 3, il doppio prodotto più 1. Meno bt al quadrato è un meno. 3 radice 2 al quadrato è un 9 per 2 è 18, che moltiplica radice 3 meno 1 al quadrato, che è sempre 3, meno 2 radice di 3 più 1. Diviso, dunque 2ab è un 2 per 6 è 12. 12 per 6, quindi è un 12. 6 per 12 per radice di 3 meno 1. AT. Allora, raccoglierei intanto a fattore comune un 18 e scriverei un 36 diviso 18 è un 2, più, allora qui avremo un, mettiamo la parentesi, 18 che moltiplica 4 meno 2 radice di 3, e qui è un meno 4 meno 2 radice di 3, chiusa quadra, tutto fratto,
6 per 12 per radice di 3 meno 1, che non ho moltiplicato perché adesso subito posso dire che 18 sesti è 3, e 3 dodicesimi è un 4, quindi sotto rimane un 4. Sopra poi abbiamo un... Oh, qui ovviamente ho sbagliato perché 36 diviso 18 che è un 2, ho scritto 18. Questo è un 2. Allora abbiamo 1 al numeratore, 2. 2 per 4 8, meno 2 radice di 3 per 2 è un meno 4 radice di 3. Ed abbiamo un più 2 radice di 3, meno 4, diviso un 4 che moltiplica radice di 3 meno 1. Allora otteniamo un 2, 8 fa, 2 più 8 fa 10, meno 4 6, meno 2 radice di 3. Tutto diviso 4 che moltiplica radice di 3 meno 1. Raccolgo un 2 e moltiplica un 3 meno radice di 3, sotto un 4 che moltiplica radice di 3 meno 1, 2 quarti e un mezzo, raccolgo un radice di 3 al numeratore e al fattore comune e ottengo un 3 su radice di 3 meno 1, tutto diviso, attenzione, 2 che moltiplica radice di 3 meno 1, ma per chi non lo sapesse, 3 fatto radice di 3 razionalizzato è un radice di 3. Quindi in definitiva ottengo che... Questo po' di calcolo, qua ottengo un radice di 3 che moltiplica, guarda caso, radice di 3 meno 1, fratto 2 che moltiplica radice di 3 meno 1, e questi due se ne vanno, ottengo che il coseno di alfa mezzi è radice di 3 su 2. Allora, coseno di alfa mezzi, in pratica mi sto riferendo all'angolo BAT, è radice di 3 su 2, il che mi porta a dire che ovviamente alfa mezzi è pi greco sesti, ma allora alfa è pi greco terzi, ovvero il doppio. Quindi vuol dire che il seno di alfa mezzi è un mezzo e il seno di alfa è radice di 3 su 2. Dopo questo calcolo terribile, conosciamo l'ampiezza di quest'angolo. Dunque, sempre al triangolo ATB, a questo punto applicherei il teorema dei seni per determinare l'ampiezza, ad esempio, dell'angolo beta. Perché scriverei che AT sta al seno dell'angolo opposto, quindi al seno di beta. Come ad esempio BT sta al seno di alfa mezzi. Allora, se beta è la nostra incognita, T è 6 che moltiplica radice di 3 meno 1 diviso sen beta, che è la mia incognita, uguale BT, che è 3 radice di 2 per radice di 3 meno 1, diviso un mezzo, che è il seno di alfa mezzi, non ho detto prima, seno di pi greco sesti. Allora vuol dire che a questo punto abbiamo che... Se io questo lo riscrivo come 6 per radice di 3 meno 1 diviso sen beta uguale a tutto questo diviso un mezzo e questo per 2, quindi è un 2 per 3, 6, 6 radice di 2 per radice di 3 meno 1. Se adesso divido entrambi i membri per 6 che moltiplica radice di 3 meno 1, se ne vanno e rimane che 1 diviso sen beta è uguale a radice di 2, che vuol dire sen beta uguale a 1 su radice di 2. Se sen beta è uguale a 1 fratto la radice di 2, vuol dire che l'ampiezza dell'angolo beta, come è anche, quindi ovviamente se sen beta è pari a 1 su radice di 2, anche il coseno di beta è pari a 1 su radice di 2, beta ovviamente è pari a in gradi, 45 gradi, in radianti, pi con quarti. Allora abbiamo che se questo è 45 gradi e questo è, e questo vale 30 gradi, 30 più 45 fa 75, quindi vuol dire che l'angolo ATB, lo scrivo qua, ha ampiezza pari a 105 gradi, ovvero 5, ovvero scrivo qua 7 pi greco dodicesimi, va bene? 7 pi greco dodicesimi. Ma allora vuol dire che se questo è 105 gradi, 180 meno 105 chi è? È ovviamente pari a 75, quindi questo qui... L'angolo ATC è pari a 75 gradi, ovvero 5 pi greco dodicesimi. Ma allora a questo punto conosco questo, posso determinare anche l'ampiezza dell'angolo in C, dell'angolo gamma, semplicemente dicendo che l'angolo alfa misura 60 gradi, l'angolo beta misura 45. Abbiamo che 60 più 45 fa 105, quindi ovviamente
105 più 75 non può che fare 180, quindi anche gamma lo conosciamo, misura 75 gradi anche gamma, 5 pi greco dodicesimi. Quindi vuol dire che questo, che gamma, è congruente ad ATC. Quindi vuol dire che se questi due angoli sono uguali, il triangolo ATC è un triangolo isoscele di base TC con, di conseguenza, AT uguale a C. Va bene? Ma allora se AT è seghe moltiplica di 3 meno un centimetro, anche questo è anche AC. Conosciamo AC. Conosciamo AB. Non conosciamo BC, ma conosciamo BT. Basta determinare in pratica la lunghezza di TC. Prima di determinarlo, di calcolare subito l'area, conosciamo B, conosciamo C, conosciamo l'ampiezza dell'angolo alfa, possiamo scrivere che l'area, ovviamente, di ABC pari a 1/2 AB per AC per il seno di alfa, angolo fra essi compreso, uguale 1/2 per AB che è 6, per AC che vale 6, che moltiplica la radice di 3 meno 1, per il seno alfa che, attenzione, è il seno di piego terzi, la radice di 3 su 2. Allora abbiamo che 6 mezzi e 3, otteniamo 9, radice di 3, per la radice di 3 meno 1, se non so il testo, se lo lasci così, il testo per la verità lo lascia così, no, il testo moltiplica e scrive 9 che moltiplica 3 meno la radice di 3. Volevo dire per la cronaca, ma si può anche lasciare così. Ovviamente centimetri quadrati. 9 che moltiplica 3 meno la radice di 3 centimetri quadrati è la misura dell'area di questo triangolo. Manca solamente il perimetro. Dunque, per determinare il perimetro, ripeto, conosciamo AB, conosciamo AC, che vogliamo fare? Ma potremmo, ad esempio, visto che il teorema del coseno l'abbiamo già applicato, possiamo applicare, ad esempio, il teorema dei seni. Per fare cosa? Per determinare BC, per esempio, no? Scrivendo che, supponiamo, AB sta al seno di gamma come BC sta al seno alfa. Va bene? Mi viene meglio fare il teorema, applicare il teorema di seni. Quindi direi che AB, 6, sta al seno gamma che è il seno di... Dunque gamma è 5 pi greco dodicesimi, come BC, che è appunto la nostra incognita, sta a seno alfa, che attenzione è radice 3 su 2. Dunque il seno di 5 pi greco dodicesimi è un radice di 6 più radice di 2 quarti, quindi questo è 6, radice di 6 più radice di 2 quarti, vi ricordate? Parliamo del seno di radianti, 5 pi greco dodicesimi in gradi è 75 gradi, radice 6 più radice di 2 quarti, radice 6 meno radice di 2 quarti invece è il valore del coseno, uguale BC fratto radice di 3 su 2. Allora intanto eliminerei, moltiplicherei per un mezzo da una parte all'altra, scrivendo che 6 fratto radice di 6 più radice di 2 mezzi a questo punto è uguale a BC diviso radice di 3. A questo punto vado a scrivere questo, 12 diviso radice di 6 più radice di 2 è uguale a BC diviso radice di 3. E allora a questo punto incrociando, cioè andando a fare una X, quindi questo per questo è uguale a questo per questo, scriverei che radice di 6 più radice di 2 che moltiplica BC è uguale a 12 radice di 3. E quindi di conseguenza BC vale
12 radice quadrata di 3 diviso radice di 6 più radice di 2. Se questo lo razionalizziamo in denominatore, quindi moltiplichiamo e dividiamo per radice di 6 meno 2, per radice di 6 meno radice di 2, teniamo il valore di BC perché abbiamo 12 radice di 3 per radice di 6, che è una radice di 3 per radice di 2, meno 12 radice di 3 per radice di 2, che è una radice di 6. Fratto A più B per A meno B, A quadro meno B quadro, quindi è un 6 meno 2, 4. Abbiamo un 3 radice di 3 per radice di 3, 3 per 2 c'è 36, otteniamo un 36 radice di 2, meno 12 radice di 6. Lo diviso 4, visto che 36 è 3 per 12, se raccogliamo un 12 a fattore comune otteniamo un 36 diviso 12 è un 3. 3 radici di 2 meno radici di 6, tutto diviso 4. Ma 12 quarti è 3, è 3, quindi otteniamo, attenzione, BC, questo lo possiamo cancellare. Il problema non difficile, è un po' lunghetto, ma si poteva fare in tanti modi, eh. BC vale un 3 che moltiplica. Dunque, verrebbe un 3 radici di 2 meno radici di 6, ma a sua volta lo possiamo scrivere come 3 che moltiplica 3 radice di 2 meno radice di 2 per radice di 3, che è radice di 6. Quindi raccolgo anche un radice di 2, quindi ottengo un 3 radice di 2 che moltiplica un 3 meno radice di 3, stando sulla salina del. E poi, volendo, si può raccogliere a sua volta un 3 a fattore comune e scrivere un 9 radice di 2 che moltiplica un radice di 3 meno 1, volendo. Quindi qua raccolgo un 3 a fattore comune, quindi ottengo 3 per 3 radici di 2 è un 9 radici di 2, che moltiplica, vi ripeto, 3 su 3 è 1, meno, chiedo scusa, raccolgo un, ho detto male, se qui raccolgo un radice di 3 a fattore comune qua, ottengo un. Ma la posso anche lasciare così, otterrei un 3 radice di 3 per radice di 2, un 3 radice di 6 che moltiplica 1 radice di 3 meno 1. Andiamo a scriverlo così? 3 radice di 2 per radice di 3 che moltiplica 1 3 su 3 radice di 3, abbiamo già detto radice di 3, meno radice di 3 su radice di 3 è 1. Ovvero, in definitiva, un 3 radice di 6 per radice di 3 meno 1. Questo è BC e lo metto qua. 3 radice di 6, perché l'ho scritto così? Perché anche gli altri due, anche gli altri sono così, ma non c'è molto, si può, poteva anche lasciare così. Bene, a questo punto vado a calcolare il perimetro, ho terminato. Il perimetro del triangolo ABC ovviamente sarà AB più BC più CA, dunque AB è normalmente 6. CA è un 6 che moltiplica radice di 3 meno 1, questo è CA, e BC per la verità l'ho calcolato appena adesso, è un 3 radice di 6 per radice di 3 meno 1. Se sono solo il testo come lo scrive, che fa moltiplica tutto quanto, la possiamo moltiplicare. Sì, il testo si moltiplica, io qui raccoglierei a fattore comune io lo lascerei così, scriverei vabbè, moltiplichiamo 6 più 6 radice di 3, 6 per meno 1 è meno 6, poi scriverei un 3 radice di 6 radice di 3 per radice di 2 per radice di 3, meno 3 radice di 6, e quindi otterrei un. Allora, intanto 6 meno 6 se ne vanno e otterrei la seguente espressione. 6 radice di 3 sicuramente, che è questo. Radice di 3 per radice di 3 è un 3, per 3 è 9, quindi un 9 radice di 2 meno 3 radice di 6, che è proprio il risultato del testo. Ripeto, ho applicato 6 radice di 3 più 9 radice di 2 meno 3 radice
radice di 6 centimetri ovviamente. Ho applicato, ripeto, al triangolo ABC il teorema dei seni. Ecco qui i due risultati richiesti.